sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che la settimana prima ha battuto il Pomigliano, quindi siamo stati bravi noi dai primi minuti a portare la partita dove volevamo. Non penso che sia stato il Torrecusa ad arrendersi, anche perché ritengo sia un'ottima squadra e l'ha dimostrato anche in inferiorità numerica, ha continuato a provare a riaprire la partita. Quindi direi che siamo stati bravi a partire subito, così come chiediamo sempre ai ragazzi, con grande veemenza l'abbiamo fatto, abbiamo trovato il gol alla prima azione utile dopo 27 secondi con Palazzo, e poi abbiamo secondo me espresso uno dei migliori primi tempi, forse anche migliorato quello di Gallipoli della scorsa settimana. Dobbiamo continuare in questo modo a produrre un buon calcio e a cercare di portare anche dei risultati a casa. Tutte le partite è un po' difficile vincerle, perché se avessimo vinto tutte le partite in casa e fuori saremmo al primo posto e avremmo distaccato anche gli altri. Le difficoltà ci sono per tutti, così come quando qualcuno viene in casa nostra trova difficoltà, così le possiamo trovare noi. Però direi che nell'ultimo periodo noi fuori casa non abbiamo avuto nessuna difficoltà, perché a Manfredonia meritavamo la vittoria, per un episodio c'è stato il pareggio, a Gallipoli dovevamo chiudere solo la partita come oggi abbiamo fatto e invece lì c'è stato il pareggio. Però non va mai sottovalutata la forza degli avversari, e neanche a farla apposta il Gallipoli oggi ha ceduto al Taranto solo al 94esimo, quindi vuol dire che tutti come noi si preparano, che tutti come noi corrono, poi ci sono anche gli avversari, quindi è difficile vincere tutte le partite, però noi lo vogliamo fare. E a me scoccia tanto, anche se divento ripetitivo, però se ricordiamo che questa squadra ha vinto con il Taranto, noi siamo a 23 punti, a soli 4 punti dal primo posto, con una squadra che invece ha l'obiettivo salvezza. Quindi noi non ci dobbiamo né saltare quando vinciamo in casa, né se vinciamo fuori, né se pareggiamo fuori come è capitato nelle ultime due trasferte. Dobbiamo dare continuità ai risultati, ed è secondo me quello che noi abbiamo fatto, perché le ultime 6 partite questa squadra ha prodotto 4 vittorie e 2 pareggi. Quindi secondo me quando non si può vincere non si deve neanche perdere. Autore del gol finale del 3-1, Gianni Lo Russo, soddisfatto per questa rete? Sì, sono molto contento per il gol, però l'importante è che la squadra ha fatto bene, abbiamo fatto una grande partita contro, credo, una grande squadra, anche se sono rimasto in 10 dopo una ventina di minuti. Però tutto sommato è andata bene per noi, anche, soprattutto per me, sono contento per questo gol. Speriamo di continuare con questo gruppo più a lungo possibile.